nome mio dell'amministrazione, del rappresentante dei sortinesi nel mondo, un giocatello di tutta la città di Sortino, diamo il benvenuto a Mario Bartolina di Bruxelles a Sortino. E per l'occasione ci lasciamo una pergamena di ricordo. Quello lì è Sindaco, che questa manifestazione è una forma di rispetto nei confronti di tutti coloro che non abitano a Sortino, ma che hanno scelto volontariamente di abitare in altre nazioni. In questo caso, in particolar modo in Australia, che c'è una grossa comunità di sortinesi. E quindi a tutti i sortinesi nel mondo un augurio di buona permanenza e tanti saluti. Non dimenticavo di presentare l'assessore al turismo, Sì. delega al turismo, che è il Gino Santo, facchittotomo di tutto il resto. Il comandante dei vigili urbani, il dottor Magnano. Magnano. Allora, siamo qui al comune di Sortino con i signori Bartolina Picciuzzello. di Sortino. Io sono delle Isole Eolie. Delle Isole Eolie. Io sono Mario Petruzzello da Sortino, Da nato a Sortino. Sortino. Ma Petruzzello, parente di Sì, Sebastiano, cugino sai che ha la stessa voce? Io l'ho sentito per telefono. Si vede Beh, che il siamo. fatto che siete cugini, lo In stesso quel timbro. caso siamo anche doppie cugini, mamme erano sorelle e papà erano fratelli, perciò Ah, ecco penso perché che era. E voi vi siete conosciuti là a in Mer. Australia. Dove abitate in Australia? A Melbourne. A Mer. E Sì. vi siete conosciuti lì? Sì. Al Sortino Social Club, magari, No, no? no, 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 eravamo molto giovani, Ah, perciò quindi. eravamo vicini di casa Ah, ho e capito. ci siamo conosciuti così. Tu quando sei partita per l'Australia? Io Eri nel piccolo. 1950 Perciò avevo avevi 2 anni. tre anni. Tre. 3 anni avevo, Tre anni. sì, perciò 62 anni di Con i Australia. genitori, cioè i genitori si sono Genitori. trasferiti lì e quindi hai Sì. imparato subito la lingua, 3 anni. 3 anni là, certo, parlo più meglio in inglese che in Certo. italiano, Però A mi se, arrancio. sai parlare bene. Tu invece a che età sei partito? Io avevo 19 anni, sono partito nel 1963. 63. Sì. In aereo sei. No, in quei tempi sono andato con la nave, Ah, con con la la Guglielmo nave. Marconi. Ah, la Guglielmo Marconi. E Sì. dove l'hai presa la nave? A Messina. E com'è stato il viaggio? Ah, Com'è? bellissimo, era il primo viaggio che faceva la Perciò, non ti sei Guglielmo annoiato? Marconi. Ah, no, no, era bellissimo. Anche i giorni sono stati pochi, era un Poi divertimento. so che si ballava, e Tutto. non soffri, non hai sofferto di mal di mare. Per niente. Eri da solo, con la No, famiglia? no, no, io sono partito da solo. Ma avevi qualche Una parente? sorella aveva in Australia, Ah, quindi è lei. lei che ti ha Sì. fatto, ti ha richiamato, Mi ha diciamo. richiamato mia sorella Sofia Petruzzello in tabacco, Ho sposata a capito. tabacco. E com'è stato l'impatto con l'arrivo in Australia a 19 È anni, stato insomma? bellissimo. Ah, ma non hai avuto problemi con la lingua, il lavoro? Beh, i primi mesi sono duri per tutti perché la lingua era difficoltosa. Comunque, dopo, piano piano, eravamo giovani. È più facile quando uno è giovane Sì. a imparare qualche cosa, di uno che parte a una età c'è la differenza, E sì. tua sorella abitava a Melbourne, quindi Sì, tu è sei arrivato da andato. Sortino a Melbourne. Sì, E il primo sono. lavoro che hai fatto qual era? Il primo Semplice. lavoro era abbastanza leggero, faceva cemento, come chiamano qua cemento Ah, armato, là lo sì. chiamano concreto. Sì. Sì. Dopo ho fatto 11 anni di cemento e ho cominciato a fare un tassista. Quella è la mia qualifica fino ad oggi, ho due tassì. Avete figli? Sì, ho tre Sì. figli maschi. Volete salutarli? Ah, certo, Ciao, Biagio, figli. Roberto, Come si Marco. chiamano? Come si chiamano? Biagio, Roberto e Marco. Tutti maschi? Ma Tutti sono sposati o maschi, sì. ancora? Tutti sposati, E i sono nipotini? quattro e tre quarti, però. Salute anche ai nipotini. Sì. Quindi tu invece hai Ciao, ciao. fatto le scuole da piccole, Da scuole. Ma piccola. l'italiano l'hai imparato a casa oppure hai fatto Beh, il anche. dialetto a casa, Sì. insomma, Però non vedo tanto che bene.
Vedo che in italiano ti esprimi, quindi non in dialetto. Sì, mi sono imparato con mio marito, perché quando l'ho conosciuto era un po' difficoltoso, che ci parlava per inglese, mezzo così, mezzo così. E poi ho preso il lavoro da Mirabella, una compagnia grandissima là in Australia. Di mobili. Di mobili e lampadini, dentro, fuori, lampade, è grandissimo. Sì. Ah, grandissimo. E perciò mi ho fatto un avvenire là, mi hanno voluto bene tutta la famiglia e sono stata molto felice. E che mansione avevi in questa azienda? Io come segretaria. Allora Mario, tu del Social Club Sortino cosa mi puoi dire? E sono stato uno, quello che il club l'ho avuto sempre nel cuore, per il mio lavoro impegnato come tassista, per anni. Sì. Non sono stato né come date, però dopo che mi sono pensionato sono stato vicepresidente nel 2010-2011. Qui c'è anche Nunzio Cattelli, sì, che li ha portati qua. Che io ho conosciuto qui a Sortino, non in Australia. Sì. Anche perché poi ha lavorato in un imprenditore che non è di Sortino, è di un paesino qui di Chiaramonte Gulfi, che si chiama Paolo Mirabella, che vende mobili e vende lampade in tutta l'Europa. Saluti anche a Paolo Mirabella, a Sebastiano Petruzzello e a tutti i sortinesi del mondo.